Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Allora, come vi ho promesso l'altra volta, oggi parleremo di impianti on grid. Perché parleremo di impianti on grid, ragazzi? Perché vi voglio far vedere l'impianto che alimenta la macchina elettrica che abbiamo visto l'altra volta, l'Opel Corsa elettrica. Vi ho già spiegato che quella macchina viene completamente alimentata dal sole, praticamente viene usata come batteria aggiuntiva, oltre a queste due che ci sono, in modo che ovviamente questo tipo di impianto non emani niente a Enel, ok? Perché comunque questi impianti sono completamente diversi da quelli che abbiamo visto noi nel mio canale, dove comunque si parla solamente di off-grid. Ragazzi, questo invece è un impianto on-grid. La differenza sta proprio in questa caratteristica, che mentre il mio impianto, ovviamente tutto quello che è in surplus o lo metto nella batteria o lo uso in casa, altrimenti viene perso, mentre qua, ragazzi, quello in surplus che ovviamente la casa non richiede o le batterie non richiedono, viene mandato in Enel. Come viene mandato in Enel, ragazzi? Semplicemente attraverso lui. Questo contattore è praticamente uguale al contattore che abbiamo noi in casa nostra, ma questo si chiama contattore di scambio. Praticamente questo contattore serve appunto per cedere corrente alla rete elettrica nazionale. Lo vediamo anche dal simbolo delle due freccette, perché è un contattore praticamente che può dare corrente e ricevere corrente. In questo caso dà solamente corrente alla rete elettrica. Allora, io vi dico la verità, sono sempre stato contrario a questi impianti. Allora, prima di tutto, per il costo, ragazzi, questo è un impianto da 6 kW di pannelli, 6 kW e 6 di inverter e 10 di accumulo al litio ferrofosfato. Ragazzi, questo impianto costa almeno sulle 25.000 euro, 25-28.000 euro. Ovviamente è un costo per me disumano, perché ovviamente, a meno che non abbiamo proprio l'esigenza estrema di avere un impianto del genere, ragazzi, è un costo che ci ammortizzeremo in 20-25 anni. È un costo, è un tempo ovviamente del ritorno dell'investimento enorme. Tenete conto che io per il mio impianto, ragazzi, all'inizio mi è costato solo 1000 euro. Dopo che me lo sono ripagato, dopo 8 mesi ho aggiunto altri 800 euro, quindi in tutto 1800 euro, ragazzi. Comunque la mia casa è praticamente off grid, almeno per quanto riguarda il periodo, diciamo, estivo, primaverile. Questo impianto è molto più grosso, ma è molto più costoso. Perché volevo farvelo vedere, ragazzi? Perché anche per chi ha questi tipi di impianti, che sono ovviamente on grid, quindi comunque sono parte integrante della rete, possiamo accumulare di più, nonostante i soli 10 kWh di accumulo di queste batterie. Va bene? Adesso vi spiego tutto. Come prima cosa, ragazzi, io vi dico sempre e vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, attivate la campanella. Come vedete, io faccio video che interessano a tutti. So che tanti di voi guardano i miei video, ma la maggior parte non è iscritta. Ragazzi, io vi prego cortesemente di iscrivervi al canale, per favore. Va bene? Allora, continuiamo il discorso per quanto riguarda questo impianto. Allora, prima di tutto parliamo un po' di scheda tecnica. Ok, allora, non ho l'accesso al tetto. Comunque stiamo parlando che abbiamo 6 kW di pannelli, quindi sono pannelli, ragazzi, monocristallini da 400 watt cada uno. Questo inverter è un inverter con dati tecnici molto particolari, che ovviamente sono sconosciuti a noi amanti degli on grid. Allora, prima di tutto l'ingresso fotovoltaico. Ok, ragazzi, ingresso fotovoltaico che comunque è un po' particolare, perché può arrivare a 600 volt. Ok, quindi qua si parla sempre di mettere pannelli in serie, pannelli ovviamente di qualsiasi genere e specie. Ovviamente si deve sempre rispettare i 600 volt massimi in ingresso fotovoltaico. Va bene? Per quanto riguarda la corrente del regolatore di carica, si parla di un 16 ampere di carica, ragazzi, particolari, perché hanno due ingressi per due stringhe separate. Il regolatore di carica è già all'interno dell'inverter. Infatti, ragazzi, questo è un inverter ibrido, ok, però al contrario del nostro, che è un inverter ibrido off grid, questo è un inverter ibrido on grid. Ok, le differenze le ho già spiegate prima, quindi possiamo benissimo continuare con la scheda tecnica. Allora, è un 6000 volt ampere,
Le altre caratteristiche, ragazzi, vabbè, non vi dico range di temperatura, queste cose non c'entrano niente. Più che altro la figata è che è un inverter che può rimanere benissimo all'esterno, quindi un IP, credo che sia un IP, ah, ecco qua, IP65, pensavo IP68, un IP65. In uscita ovviamente la 230 volt, ragazzi. Per quanto riguarda le batterie, invece è davvero figa questa cosa, davvero molto figa. In ingresso delle batterie, cioè l'ingresso di volt massimi delle batterie, fino, ragazzi, a 480 volt, fino a 480 volt, quindi da 80 a 480 volt. Quindi, ragazzi, si parla di avere molte batterie in serie. Infatti queste batterie che adesso andiamo a vedere, che sono litio ferrofosfato, sono a 120 volt. Perché è molto figa questo voltaggio, ragazzi? E sinceramente lo vorrei anch'io nel mio inverter. Perché possiamo montare in serie tante batterie con cavi, ovviamente, non dico fini, ma comunque molto fini, perché tenete conto che qua si parla solo di 30 A. Però, ragazzi, vi permette di usare batterie in serie, cosa che invece con i nostri impianti, essendo a 48 volt massimi, non possiamo usare. Ok, questa è l'unica cosa che invidio a questi tipi di inverter. Niente, poi per quanto riguarda l'inverter, ragazzi, ovviamente connessione wifi con la pennina, connessione LAN per il BMS e ovviamente, ragazzi, tutte le uscite per avere la corrente col contatore di scambio e la corrente ovviamente da Enel, perché comunque lui gestisce come i nostri off-grid la corrente anche da Enel. Per quanto riguarda, ragazzi, le batterie, qua abbiamo due moduli date da 5 kWh cada uno. Ragazzi, vediamo un po' le schede tecniche, sono batterie litio ferrofosfato, beh, ovviamente 115,2 volt, quindi 120 volt, ragazzi. Sempre IP55, quindi comunque resistenti all'acqua. Sono delle batterie della Triple Power. Non l'ho mai sentita questa marca, però comunque, ragazzi, sono, diciamo, svariati anni che queste batterie sono in funzione e sinceramente non ho mai avuto problemi. Riescono benissimo a caricare anche a 4 kW la macchina elettrica, quindi non ho mai avuto problemi né di blocco né di caratteristiche, diciamo, negative per quanto riguarda l'accumulo e il dare delle batterie, quindi promosse. Però, ragazzi, tenete conto che queste batterie, ogni singolo modulo costa sulle 4.000 euro, quindi qua stiamo parlando 4.000 e 4.000 euro di batterie, quindi in tutto 8.000 euro. Ecco perché vi dico, bisogna verificare ovviamente se la spesa e la convenienza vanno di pari passo. Ok, per chi ha questi tipi di impianto, ragazzi, io suggerisco sempre questo. Allora, siccome questo è un impianto che, ripeto, dà la corrente a Enel, ok, quindi quando la casa non richiede la corrente, quindi non richiede energia, l'energia viene accumulata nelle batterie. Quando le batterie sono piene, il surplus viene scaricato a Enel. Per chi ha questi tipi di impianti e comunque sa benissimo che tutta questa energia, diciamo, non se ne fa niente, io suggerisco sempre, come ho suggerito al mio iscritto, compratevi, ragazzi, l'auto elettrica. Perché compratevi l'auto elettrica? Perché ovviamente non regalate nulla a Enel, perché comunque glielo regalate, cioè, diciamo che viene pagata pochissimo, quasi nulla. Quindi, ragazzi, più di regalarla a Enel, quindi regalarla in rete, ragazzi, prendetevela voi la corrente. Come la potete prendere? Appunto, comprandovi l'auto elettrica, sfruttando l'auto elettrica come accumulo, come sfogo dell'impianto fotovoltaico, nonostante sia on grid, che è la stessa cosa che ho fatto io nel mio impianto, ragazzi. Il mio impianto all'inizio, nonostante avevo pochi pannelli, però mi bastava e avanzava per alimentarmi la casa. Quindi, quando io vedevo comunque le batterie cariche, la casa che non prendeva corrente, i pannelli che cominciavano a produrre di meno, la cosa mi dava fastidio perché io potevo ancora produrre. Perché tenete conto, questo succedeva alle 11, mezzogiorno, da qua arrivare alle 8 di sera, la cosa era fastidiosa. Ecco perché ho comprato la mia prima auto elettrica. La stessa cosa suggerisco a tutti, la stessa cosa ho suggerito al mio iscritto. E infatti, ragazzi, lui riesce col surplus che dava a Enel a caricarsi completamente la batteria già adesso, ragazzi, a febbraio. Davvero davvero figo, c'è, cioè, una cosa allucinante. Solamente, diciamo, a novembre dicembre qualcosina la prende da Enel, però, ragazzi, anche in quel caso poco. Perché? Perché comunque abbiamo 6 kW di pannelli, abbiamo 6 kW di pannelli. Ad esempio, per farvi capire, adesso sono le 10:30 del mattino, adesso andiamo a vedere quanto stiamo producendo. Quanto stiamo producendo da ogni stringa, ragazzi? Vediamo un po'. Allora,
stato del sistema. Allora, dalla prima stinga, ragazzi, 1 kW e 6. Guardate i volt, 200, 300 volt con la prima stringa, incredibile. Quasi 6 ampere. Dalla prima stinga, ragazzi, stiamo prendendo 1 kW e 6. Dalla seconda stringa, ragazzi, stiamo producendo, vediamo un po', sempre 1 kW e 6. Quindi, ragazzi, stiamo producendo quasi 3 kW e 7. Ed è solo mattino. Le batterie, ragazzi, sono già al 41%. Quindi adesso un paio d'ore le batterie saranno completamente cariche. E invece tra un paio d'ore il mio iscritto, questo ragazzo che appunto ho suggerito io di prendersi la macchina elettrica invece di regalare la corrente Enel, ragazzi, scarica questa corrente surplus nella batteria della macchina. Quindi lui ovviamente ha detto addio alla benzina, addio al gasolio, addio alle pompe di rifornimento. Ma ragazzi, la sua pompa di rifornimento, il suo distributore è questo, ok? È questo magnifico impianto. Ripeto, io non sono favorevole a questi tipi di impianti perché, ripeto, costa un sacco di soldi, però ragazzi, questo impianto vi consente di essere prima di tutto autonomi, secondo staccarvi dalla schiavitù della benzina e, ragazzi, finalmente avere, tra parentesi, anche energia pulita, perché questa energia ce la dà il sole. Noi non stiamo toccando niente da Enel, non stiamo creando nessun disagio all'ambiente, che comunque anche quello, ragazzi, è una cosa molto importante da non sottovalutare. Andiamo giusto a vedere la colonnina di ricarica e poi torniamo qua per vedere gli ultimi accessori di questo impianto. Allora, ragazzi, per caricare la macchina, questo mio iscritto usa questa colonnina della ABB. Ok, è una colonnina in monofase 220 volt. Può darci fino a 7 kW, ok? È regolabile, Bluetooth. Io gli ho consigliato, per salvaguardare la batteria della macchina, di caricarla solamente a 3 kW. E quindi, comunque, lui ogni giorno quando torna si mette la macchina in carica. Ragazzi, 3 kW, diciamo, tutta la notte riesce a caricarla. Tenete conto che lui la usa anche, diciamo, per brevi spostamenti, quindi non scende sotto l'80% della capacità della batteria. Giusto qualche dato tecnico di questa wallbox, ragazzi. Allora, ovviamente, come vi ho detto prima, ingresso 230, quindi non è una trifase ma sono una monofase. Ragazzi, può dare fino a 7 kW e mezzo. Ok, l'abbiamo anche provato a 7 kW e mezzo, però siccome l'inverter è un 6 kW, quel kilowatt e mezzo lo prende da Enel. Ok, però noi non vogliamo usare corrente da Enel, quindi, ragazzi, io gli ho detto massimo 3 kW, così a 3 kW solo per la macchina. Gli altri 3 kW per gestire la casa. Davvero fantastico, anche perché, ragazzi, questa colonnina è una IP54, quindi comunque può rimanere benissimo all'esterno della casa e non crea nessun problema. Mai avuto problemi anche questo caso da anni, però solamente in quest'ultimo periodo lo stiamo sfruttando, ovviamente, per quanto riguarda la macchina elettrica che ho comprato. Allora, ragazzi, concludo giusto facendovi vedere gli accessori di questo impianto. Allora, qua abbiamo l'ingresso della prima stringa con gli scaricatori di sovratensione, come giusto che sia. Abbiamo un magneto termico a 1000 volt per corrente continua, identico per la seconda stringa, ragazzi. Magneto termico e scaricatori di sovratensione. Qua abbiamo l'interruttore generale che gestisce Enel, ok? Quindi gestisce l'ingresso ovviamente dell'Enel, quindi proprio l'ingresso della corrente di rete. E qua, ragazzi, è l'uscita dell'inverter verso la casa. Ok, niente di più, niente di meno di questo. Praticamente sono tutte cose che ovviamente abbiamo già visto nei sistemi off grid. Ovviamente on grid non cambia niente, perché comunque i componenti sono sempre questi. Per quanto riguarda le batterie, ve ne ho già parlato. Allora, ovviamente in questo caso, perché comunque può capitare che lui carichi la batteria anche la notte, ragazzi, ovviamente le batterie litio ferrofosfato sono essenziali, perché ovviamente quello che danno questi tipi di batterie non sono come quello che danno le batterie al piombo. Però, ragazzi, 8.000 euro entrambe, 4.000 e 4.000. Ok, quindi anche lì fatevi voi i conti e decidete il da farsi. Ovviamente queste non sono batterie per gli impianti off grid, perché sono a 120 volt. Ripeto, noi lavoriamo massimo a 48, però
Ripeto, sono batterie super efficienti anche con piani induzione, con qualsiasi tipo di consumo in casa, ragazzi, non hanno mai dato un problema. Qua abbiamo la carica indicata con il LED, quindi comunque anche visivamente possiamo vedere cosa succede nelle batterie, a che percentuale di carica sono. Ovviamente, ragazzi, è tutto gestito, è gestibile anche da remoto col wifi. L'unica cosa, ragazzi, in questi tipi di inverter, gli on-grid, noi non possiamo toccare nulla, possiamo solo fare da spettatori. Quindi noi possiamo solamente vedere i parametri e basta. Non possiamo toccare bulk, non possiamo toccare flottaggio, non possiamo regolare nulla, possiamo solamente vedere quello che fa l'inverter. Ok? E per qualsiasi cosa bisogna chiamare il tecnico, perché ovviamente questi tipi di impianti noi non possiamo toccarli. Ok? Purtroppo questa è una delle note dolenti, oltre ovviamente al costo, che mi hanno fatto sempre allontanare da questi tipi di impianti. Però, ragazzi, comunque un impianto che, ripeto, se voi lo sfruttate per quello che può dare, gestendo, come vi ho detto prima, magari con auto elettriche, con altri tipi di accumuli, quello che invece regala Tenne, ragazzi, vi può dare tanto. Perché comunque la tecnologia è identica a quella degli impianti off-grid. Va bene? Ragazzi, io concludo così, penso di avervi detto tutto. Se avete domande, scrivete pure nei commenti. Se avete il piacere, potete pure iscrivervi nel mio canale Telegram e lascio qua il link in descrizione. Vi saluto e mi raccomando, ragazzi, aiutatemi a crescere iscrivendovi al canale. Cortesemente, come vedete, io faccio video che interessano a tutti. Ciao e buona giornata.